Marini, unitamente mio fratello Davide Marini, dottore commercialista. Io in particolare sono un consulente del lavoro e mi occupo in particolarmente della gestione delle risorse umane e tutto ciò che riguarda il mondo del lavoro per le aziende. Per quanto riguarda invece l'aspetto fiscale e contabile che si occupa l'altro mio fratello, l'altro socio del nostro studio, ci occupiamo di tutto ciò che riguarda la gestione aziendale, bilanci, contabilità e tutto ciò che riguarda il mondo delle aziende. Lo studio ormai ha più di 30 anni, opera nel territorio regionale e anche con clienti a livello italiano e anche a livello estero. La sede principale sita in Cagliari, in Arabia Samaradetto, tra la nostra organizzazione su diversi diciamo, settori operativi. I settori operativi principali sono fondamentalmente, come ho detto in anticipo, sono quelli della consulenza fiscale societaria delle aziende, consulenza del lavoro, recruitment, gestione dei finanziamenti, contributi e tutto ciò che riguarda comunque la gestione a 360 gradi delle aziende. Inoltre lo studio ha anche una sede secondaria a Roma, dove svolge le proprie attività di tipo consulenziali per le aziende del continente. I profili di nostro interesse sono sicuramente giovani, neolaureati, che abbiano un forte interesse a entrare nel mondo della consulenza specialistica, che abbiano anche una diciamo, voglia di poter implementare il loro saper fare, o non più che il loro saper fare, le loro conoscenze, quel saper fare e abbinare il saper fare con tutto ciò che riguarda le combinazioni fra software, skill e anche, perché no, con tutte le ultime novità tipo l'intelligenza artificiale. Quali sono le opportunità? Normalmente nello studio professionale delle attività che riguardano consulente del lavoro o dottori commercialisti, e per entrare poi comunque poter svolgere questa professione è richiesto un tirocinio. Quindi nel 90% dei casi il primo approccio viene per i neolaureati, viene all'interno dello studio, è quello della frequentazione del periodo di praticantato necessario per poter sostenere l'esame di Stato. È ovvio che poi, quando ci troviamo di fronte a noi dei tirocinanti che hanno comunque delle capacità particolari, all'80-90% abbiamo sempre avuto delle stabilizzazioni in ufficio e una crescita professionale che ha permesso sia a noi che ai nostri collaboratori di crescere insieme.